Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't have what you need. Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi per me è mercoledì, io sto per andare al mercato a comprare un po' di frutta, un pochino di verdura, così si faccio anche una passeggiata. Qua, se sentite rumori strani, c'è un vento assurdo, giornata stupenda, ma come nell'altro video c'è un vento fortissimo. E panche freddo, infatti rimetto il piumone, perché nello scorso video avevo messo il copriletto, ma stanotte ho avuto freddissimo, anche Omar, e quindi niente, stasera rimetto il piumone. L'altro giorno sembrava estate, cioè faceva caldissimo, ma fin troppo. Adesso fa freddissimo. Vabbè, io scendo e noi ci aggiorniamo dopo. Sono appena uscita dal Lidl, adesso a casa perché ragazzi c'è un vento assurdo. Eccomi, sono appena tornata a casa, sono andata al mercato ma sono stata ma neanche 10 minuti, ho fatto tutto di fretta perché appunto c'era un vento fortissimo ed è sembrava aperto. Poi sono andata al Lidl e in farmacia a comprare una cosa che adesso poi vi faccio vedere. È cambiato anche il tempo, è diventato nuvoloso, infatti ho acceso la luce. Allora, al mercato ho preso biscotti con panna, questi qua mi ricordavano le macine e mentre ero lì li ho presi, 700 grammi, li ho pagati 2 euro. Poi ho preso qualche dolce, magari per il dopo cena, quando ci viene voglia del dolcino, in questa bancarella di caramelle dolci. Ho preso i cannoncini ripieni con crema al gusto di nocciola, poi crema sigari ripieni con crema al gusto di nocciola, e appolline ripiene con crema al gusto di nocciola, sempre. Questi qua li ho pagati 3 per 5 euro, 3 pacchi 5 euro, e quindi ho fatto un misto. Poi ho preso un bel cestino di fragole, 2 kg di arance per le spremute, 1,5 kg di zucchine chiare e 2 melanzane nere perché volevo fare la parmigiana per stasera. E poi ho preso 12 uova dal contadino e basta. Al Lidl ho preso i fiocchi d'avena, questi qua piccoli, 59 centesimi, ragazzi, sono penso i più economici di tutti, cioè non li ho mai visti a questo prezzo, e sono quelli che mi piacciono di più. Avevo comprato quelli lì all'Inz, però non mi fanno impazzire, perché sono con i fiocchi grandi, invece questi qua, essendo fiocchi piccoli, fiocchi teneri, qua c'è scritto fiocchi teneri, si crea proprio una sorta di cremina nel porridge, quindi mi piacciono molto di più. Ho ripreso il mix di noci di Acajou e mirtilli rossi, che se vi piacciono i mirtilli rossi e questi tipo anacardi, prendeteli perché sono buonissimi. Erano in offerta 2,39 euro. Poi, siccome da un po' che non le compravo, ho ripreso le gallette, queste qua di riso, ricoperte col cioccolato fondente, 99 centesimi, anche queste qua, se andate lì, ve le consiglio perché sono buonissime. Rispetto alle altre, ovviamente, che sembra di mangiare tipo polistirolo, queste qua sono buone. Poi, queste qua, le albicocche essiccate, era da una vita che non compravo queste qua, io le adoro, erano però in offerta 99 centesimi, mi sembra, e le ho prese. Poi, sempre per il porridge, ho preso questo cocco dell'Alpro,
tutto vegetale irresistibilmente tropicale, naturalmente senza lattosio, e questo qua fonte di calcio, vitamina B12 e vitamina D, senza zuccheri aggiunti, basso contenuto calorico, senza lattosio, privo di grassi, senza coloranti e senza conservanti, 1,89 euro. Mentre ero lì ho preso solo due pacchi di formaggio, questo qua grattugiato. Poi al mercato non li avevo presi, quindi ho preso solo due peperoni e dei pomodori per le bruschette e basta. Mi stavo dimenticando di farvi vedere questa mousse detergente che ho preso in farmacia, questa qua di questo marchio qua, che è il marchio, se non mi sbaglio, di Michelle Hunziker. 98,2% ingredienti di origine naturale, acqua di fiordaliso e camomilla, deterge e purifica. Me l'ha consigliata tantissimo la farmacista perché mi ha detto che sulla pelle è molto molto delicata. Quindi se qualcuno di voi ha già provato questi prodotti, magari fatemelo sapere attraverso i commenti, perché c'erano due o tre prodotti che mi incuriosivano molto, però per il momento, siccome mi serviva solo questa qua, ho preso solo questa. Questa qua l'ho pagata, se non mi sbaglio, 9 euro, una roba del genere, e sono 100 ml. Ho scaldato il minestrone che ho fatto ieri sera, così mangio questo qua per pranzo. E qua ho messo su il sugo per la parmigiana. Ho frullato, passato il minestrone. Adesso aggiungo... metto questi qua, i crostini, questi qua per zuppe e insalate, cotti al forno di Aldi. Sono piccolini e sono buoni. E niente, buon pranzo a me. A dopo. Time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. 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 And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, nah, nah, nah. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down. Tutta la cucina, l'ho anche già pulita, tanto non devo cucinare stasera perché ho fatto la parmigiana. Adesso la rimetto in forno spento fino a stasera, ma ve la volevo far vedere. Di qua mi sto facendo il porridge, siccome non me lo sono fatta stamattina per colazione, me lo faccio per merenda. Bevanda alla mandorla, come al solito l'avena, poi metto un po' di frutta e basta, faccio merenda così. Il vento sembra essersi calmato un pochino, mi sono messa un po' qua fuori. Qua c'è il mio porridge, come al solito, fragole, mix di anacardi e mirtilli, quello che ho comprato stamattina, e sciroppo d'acero e basta. Buongiorno, siamo al giorno dopo. Io sto andando alla posta, ma questa volta non per pagare, ma per un rimborso. Strano, mi è successo. Eccomi, sono arrivata a casa, in realtà già da un pochino, ho pranzato, ho sistemato un pochino casa, ho fatto un pochino di cose e adesso volevo preparare un dolce, perché non so, avevo voglia di preparare un dolce e da un pochino che non ne faccio uno. L'ultimo è stato il tiramisù, quello lì con i savoiardi giganti, se non mi sbaglio.
Comunque, ho voglia di fare un plum cake al cioccolato, così se avete un pochino di uova di Pasqua da far fuori, ecco, potete provare a fare questa ricetta, così fate fuori un pochino di cioccolato. Vado in cucina, preparo tutti gli ingredienti e poi lo facciamo insieme. Ho preparato tutti gli ingredienti e per fare il plum cake utilizzerò 270 g di farina, 170 g di zucchero, 30 g di cacao amaro, una bustina di lievito per dolci, 3 uova, 100-120 g di cioccolato, se voi avete le uova di Pasqua utilizzate quelle, 220 ml di latte, 90 ml di olio di girasole oppure olio di arachidi e un pizzico di sale e basta. I'm looking for a brand new start. I know I got some trouble getting over you. I think that I've played my part. I need to get away somewhere far from you. I'm a biplane ticket. Run away by myself for a minute. I don't have any limits. Ooh, ooh. I'm looking for a place where I can't feel alive. You could do better than wasting time on me. And I admit it felt so tough. But baby, I guess this is how it's meant to be. I'm a biplane ticket. Run away too late for a minute. There will be no limits. Ooh, ooh. I'm looking for a place where I can't feel alive. Fatelo perché è venuto veramente buono. Ne abbiamo già mangiato un bel pezzo io e Omar. Anche lui ha detto che è venuto buonissimo, super morbido. Sono rimasti anche pezzettini di cioccolato, come vedete, all'interno, morbidi. E niente, buonissimo, fatelo. Ragazzi, sto per andare a fare lo shampoo e vado ad utilizzare questa maschera che avevo preso su Notino, che ancora non ho provato, così adesso la provo e poi dopo vi faccio sapere. Eccomi, ho lavato i capelli con la maschera che vi ho fatto vedere. Allora, inizialmente non mi stava piacendo molto perché ho notato i capelli super secchi che si annodavano praticamente fra di loro e infatti appena sono uscita dalla doccia sono stata un bel po' a pettinarli, però poi una volta asciutti però devo dire che i capelli sono morbidissimi, quindi prima impressione è questa qua. Secchi prima di asciugarli ma morbidi dopo averli asciugati, quindi vabbè, la utilizzerò un pochino di più, poi vi farò sapere. Siccome ho finito qualche prodotto magari ve lo faccio vedere in questo video, siccome questi vlog sono noiosi come già vi ho detto, magari vi faccio vedere qualche prodotto finito in questo periodo. Allora, il primo è questo qua, che è il detersivo lavatrice bianchi e colorati, questo qua della marca Lacolf, quella marca che io trovo al mercato. Ed è appunto, sono prodotti biodegradabili con pH neutro e con estratti vegetali. Ragazzi, questo detersivo è fantastico, secondo me, lo usa anche mia mamma e anche lei si trova benissimo. Ha un profumo
profumo di pulito, direi, di pulito, e si può anche non utilizzare l'ammorbidente perché lascia i capi super morbidi, perché appunto contiene anche ammorbidente, detersivo lavatrice con sgrassatore e ammorbidente concentrato, 33 lavaggi, io questo qua al mercato lo pago 2,50 euro, c'è il sito, la Colf, se voi volete vedere i prodotti, però non riesco ad acquistarli, nel senso c'è il sito con tutti i prodotti, tutto quanto, però non riesco ad acquistarli, dovrei contattare l'azienda, quindi io comunque li trovo al mercato in una bancarella di detersivi, come già vi ho detto. Niente, questo qua veramente ottimo. Sempre in tema lavatrice, ho finito il coccolino, questo qua gigante, non l'avevo mai visto così grande, 40 più 13 gratis uguale 53 lavaggi, delicato e soffice. Mi piace tantissimo questo ammorbidente, nonostante sia un ammorbidente diluito. Quella profumazione molto delicata, infatti questo qua lo utilizzavo comunque un po' per tutto, ma soprattutto per le lenzuola, perché essendo ipoallergenico e ha una profumazione non troppo forte, niente, è ottimo. L'unica cosa che ho notato, ma questo non solo in questo qua, magari fatemelo sapere anche voi, che rilascia molto prodotto nella vaschetta dell'ammorbidente, rimane proprio a volte una sorta di pappetta, anche se io ne metto poco. Questo è l'unico lato negativo, ecco, però per essere un ammorbidente diluito si sente, secondo me la profumazione si sente e lascia i capi morbidi, però non so se ricomprarlo per questo problema del rilascio di prodotto nella vaschetta dell'ammorbidente. Altro ammorbidente, in questo caso questo qua della Deox, che tra l'altro si è rotto così. Infatti l'ho usato così praticamente, perché si è rotto al primo utilizzo e c'è il tappo dentro. Comunque, Deox ammorbidente concentrato, difende dai cattivi odori, morbidezza e profumo avvolgente. Allora, questo qua già ve ne avevo parlato in un video, è un ni. Nel senso che ne ho provati di peggiori, ma anche di migliori. Una ragazza mi ha fatto notare che quando lava i capi con questo prodotto i capi puzzano, mi ha detto. Non ci avevo fatto molto caso, però poi effettivamente è vero, ho notato i capi che puzzavano un po', quell'odore tipo di vestiti lasciati nella lavatrice bagnati, per intenderci, quindi un odore un pochino così, però poi una volta asciutti i vestiti devo dire che profumavano, non tantissimo a livello dell'Enor o il Monamour, però comunque un po' di profumo lo sentivo, però non capisco come mai questa cosa del il vestito bagnato appena uscito dalla lavatrice con un odore un pochino strano, una volta asciutto invece profumato. Allora, non so se ricomprarlo sinceramente, proprio se non ne trovo altri, ma altrimenti vado direttamente su Lenoro, su altri che già conosco e con cui mi trovo benissimo, quindi non lo so. L'isoform, questo qua VC gel tutto in uno, non lo ricomprerò più, mi sa, perché lascia il water al liquido verde, un verde molto acceso come la bottiglia, e quindi macchia un pochino, quindi non so se riprenderlo, e poi l'odore non mi faceva tanto impazzire, quindi ecco, non so se ricomprarlo. Smack Express igienizzante, questo qua mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto il profumo, mi è piaciuto come pulisce. Come al solito vi dico sempre che per le pulizie veloci preferisco usare un solo prodotto per il bagno che riesca a pulire varie parti del bagno, come la parte in acciaio, il lavandino e via dicendo. E questo qua lo fa. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma l'ho preso da Acquasapone. Comunque Smack Express bagno igienizzante, zero aloni, risciacquo immediato. Mi è piaciuto molto e lo ricomprerò per le pulizie di tutti i giorni, secondo me va benissimo. Mi ha tolto tutte le macchie dell'acqua dalla rubinetteria e le ha lasciate lucide, quindi niente, mi è piaciuto. Altro prodotto, Chief Power Shine, sgrassatore universale al profumo di Marsiglia. Anche questo mi è piaciuto tantissimo, questo io l'avevo preso in offerta al posto dello sgrassatore universale, perché io devo sempre avere lo sgrassatore universale a casa, perché lo uso per pulire tantissime cose, e in più avendo il tocco bianco della cucina, quando penetra un pochino la macchia, non so, di vino, queste macchie un pochino scure,
lo sgrassatore universale è l'unico che me le toglie proprio all'istante, e siccome non c'era quello lì in offerta, avevo preso questo qua da provare e mi è piaciuto tantissimo. È molto simile allo sgrassatore universale, molto simile. Secondo me questo qua fa un pochino più di schiuma, infatti la nota, diciamo, negativa secondo me è la troppa schiuma, quindi va risciacquato veramente molto bene, perché altrimenti rimane il prodotto sulla superficie. Quindi lo ricomprerò da utilizzare appunto come sgrassatore da avere in casa, però preferisco lo sgrassatore universale della Chantecler, però comunque mi piace. Altro prodotto, Fairy. Ho finito queste pastigliette per la lavastoviglie, cioè in realtà non le ho proprio finite, no? Ne avrò ancora in realtà una decina, però comunque ce n'erano 68 all'interno, quindi le ho usate un bel po' e quindi vi posso dare comunque una recensione. Queste qua, 12 funzioni, un'incredibile forza pulente per i tuoi piatti. Liquido, sciogli grasso, rimozione macchie ostinate, funzione super brillante, scioglimento rapido, non c'è bisogno di scartare, protezione argento, prevenzione del calcare, funzione del sale, azione brillantante, azione sgrassante per la lavastoviglie, azione pulente anche nei cicli brevi. Mi sono piaciute tantissimo, è il primo detersivo per la lavastoviglie che compro e vedo proprio una differenza. Prima non notavo molta differenza con quelli che ho provato, però con questo ho visto proprio la differenza, cioè oltre i piatti comunque super puliti, brillanti, ma non con l'odore di detersivo. Non so se a voi è mai capitato, ma con alcuni detersivi della lavastoviglie mi rimaneva il profumo di detersivo e nonché sapore di detersivo sul piatto, comunque sulle stoviglie. Invece questo qua, nonostante quando aziono la lavastoviglie lascia un profumo in tutta la cucina, però non me lo va a lasciare sulle stoviglie, quindi lava benissimo le stoviglie, mi sono trovata veramente bene, le ricomprerò. Questo comunque, quello liquido. E ho notato anche la lavastoviglie dopo ogni lavaggio sempre pulita e lucida, lucidissima, quindi niente, queste qua io le straconsiglio. Altro prodotto, ve ne ho già parlato, quindi non mi dilungo più di tanto, maschera della Splendor, maschera illuminante olio splendente. Questa maschera io la compro da Acqua e Sapone oppure al negozietto dei cinesi, la trovo, che è molto fornito per quanto riguarda shampoo, detersivi. Questa qua è la mia maschera ormai, la compro, la ricompro sempre. Prezzo veramente molto basso, 1,50 euro forse per 500 ml di maschera, lascia i capelli super profumati, super morbidi. Io ho comunque capelli tendenti al secco e lunghi, quindi ecco, su un capello corto magari non so se consigliarla, perché non vorrei che fosse troppo pesante per un capello corto, però per i miei capelli questa qua è fantastica. Mi lascia i capelli super morbidi, facili da pettinare, straconsiglio questa qua, ma già ve l'avevo detto. Ultimo prodotto che non c'entra molto con i detersivi è il correttore della Essence, questo qua matte. Mi sono trovata bene, questo qua l'avevo preso all'OVS quando i negozi erano ancora aperti. Io ho preso la colorazione 30 Light Honey e l'ho azzeccata al primo colpo, cosa che non mi accade mai con i correttori perché sbaglio sempre colorazione. Essendo matte, io avevo paura che lasciasse il contorno occhi troppo secco, invece assolutamente no. Io lo vado sempre a fissare con la cipria, con una spugnetta, e niente, mi sono trovata molto bene. L'unica cosa, adesso devo notare se me lo fa anche questo qua nuovo, perché siccome mi sono trovata bene poi l'ho anche ricomprato, su Notino l'avevate visto. Io questo qua l'avevo preso in negozio, ma sapete che lo stand di Essence è sempre un po' così, tutti i prodotti aperti, tutto disordinato, tutto sporco, raramente lo trovo ordinato, pulito e con i prodotti non tutti semi aperti. Ho notato solo che è diventato subito secco, non colora più, però non so appunto se è un problema di questo qua che magari è stato aperto in negozio troppe volte e quindi si è seccato, oppure è proprio il prodotto. Poi ve lo saprò dire quando provo quello là nuovo. Niente, vi ho mostrato qualche prodotto così per fare anche due chiacchiere nel vlog, perché questi vlog sono veramente non so più cosa far vedere, non so più che titolo mettere, perché sono veramente tutti uguali, già ve l'ho detto, però cerco sempre di far uscire i video, ecco. Quindi niente, spero comunque che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Somebody is